sono scritte tante di canzoni, e tutte quante io le ho nel cuore. Amore, 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 vero amore, non potrà finir mai questa passione. Zafo, 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 assieme tutto quanto a cantare. Zafo, 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 o campo che se no che fine fa. E forse cia cia cia, e noi la mabriaca, un coro riempie il cielo, tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 assieme tutto quanto ma cantà. Zafo, 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 o campa che se no che fine fa. Zafo, 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 assieme tutto quanto a cantare. Buonasera amici sportivi, benvenuti alla puntata numero 29 di Zafò in diretta dallo studio 1 di Teledauna. Sono le 21:05 in solita collocazione al giovedì sera, ma era d'obbligo da parte nostra seguire le vicende rossonere, visto che c'è stato questo turno infrasettimanale. Oggi il Foggia ha regalato ai propri tifosi una Pasqua serena, un buon 3-1 in casa del Monopoli, e il Foggia è tornato finalmente a vincere fuori casa. Al mio fianco questa sera Sara Potenza, buonasera, anche lei buonasera. Concorrente iscritta al concorso di Miss Rossonera 2016, mi aiuterà nella conduzione di questa puntata straordinaria. Cominciamo col presentare gli ospiti, certo. Sara. Alla mia sinistra abbiamo Attilio Scarano. Buonasera, ciao Attilio, buonasera. Che fa parte della redazione di calciofoggia.it. A seguire Alberto Mangano. Buonasera. Alberto, complimenti per il nuovo look. Grazie. Ti dà un'aria più da professore, da Renato Zero. No. 23 è vero. Poi Carmine Pecorella. Carmine, buonasera. Benvenuto a Zafò per la prima volta in questa stagione. Alla nostra destra abbiamo Raffaele Tamburrano. Buonasera, buonasera Raffaele, salve. Da un po' di tempo che non ci si vedeva in televisione, però mi piace ricordare le tue famose schedine, no? Quelle della tua assicurazione, che male, regalavano biglietti a iosa per le partite del Foggia. Coincide con una vittoria. Con una vittoria, tu dici, se no qualcuno subito poteva pensare meglio che stava a casa sua, avrebbero detto, no? Ma noi non lo pensiamo. La capacità di sintesi notevole. A seguire Aristide Guerrasio. Ciao Aristide, buonasera. Bentornato. Buonasera, grazie. È sempre un piacere, grazie, averti tra i nostri ospiti. E allora, come al solito, partiamo con la sinergia che abbiamo col sito calciofoggia.it, e quindi grazie ad Attilio Scarano entriamo nel pagellone, perché attraverso il pagellone alla fine della puntata il primo classificato si aggiudicherà una settimana di prima colazione per due persone presso il Luimar Caffè. Questa volta la settimana è ben più lunga, anche se c'è la Pasqua di mezzo. In questo momento al primo posto chi abbiamo, Attilio? Primo posto Floriano 6,78, secondo posto Vacca 6,67, terzo Gerbo 6,56. Vabbè, sono tutti lì molto vicini. Sì, ricordiamo sì, che a differenza della trasmissione del lunedì, in questo caso abbiamo dato vita al pagellone sul sito calciofoggia.it da poche ore, quindi probabilmente ci sono ancora tanti voti che potrebbero arrivare. E allora il sondaggio invece di questa puntata, lanciato anche questo da pochissime ore. Sì, vi abbiamo chiesto cosa vi è piaciuto di più della partita vittoriosa del Foggia a Melfi. Allora, al primo posto troviamo col 26% l'applicazione costante dei giocatori.
23% lo spirito di sacrificio dei calciatori, poi abbiamo 17% la concretezza della squadra, 15% è mancato il solito calo dopo il gol subito, 11% la gestione dei cambi di De Zerbi e infine 7% altro. Altro che poi ci piacerebbe sempre capire questo altro a che cosa si riferisca. E allora abbiamo detto un po' tutto come facciamo di solito in apertura di trasmissione, allora io mi fermerei per la prima fascia pubblicitaria, dopodiché avremo un collegamento telefonico col presidente del Foggia, Lucio Fares, al quale chiediamo un giudizio rapido su questa partita di Monopoli e poi ci aspettiamo da parte sua anche gli auguri di buona Pasqua da fare a tutti i nostri telespettatori. Ci vediamo fra un po'. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia. www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario è un investimento sicuro. Perché scegliere carni affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Allora, intanto ringraziamo gli amici del sito www.miticochannel.com che ci danno la possibilità di raggiungere i tifosi che sono lontani dalla Puglia. E poi credo che abbiamo già al telefono il presidente del Foggia Calcio, Lucio Fares. Presidente? Buonasera, Lello, buonasera. Ciao, buonasera, grazie per questo tuo intervento, era grazie doveroso da parte nostra
sentire il presidente, anche perché di voci da parte rossonera ormai ne sentiamo poche, quindi o il presidente o il direttore generale o il direttore sportivo, e quindi ci tocca purtroppo strappare sempre a te qualche però minuto, insomma, porta bene, del tuo tempo. Porta bene, questa è l'unica, questo non ci voleva, perché quando si dice porta bene siamo messi male. No. Vabbè, è sempre un po' antipatico quando c'è il silenzio stampa, più che altro non tanto per noi che facciamo solo da tramite, ma è soprattutto credo per i tifosi che vorrebbero sempre poter ascoltare i propri beniamini, ma siamo convinti che prima o poi terminerà. Sì, no, ma infatti Lello era più che altro, voglio dire, il discorso che se io capisco anche le difficoltà della stampa e comunque dei tifosi e di tutto che vogliono costantemente ascoltare le voci appunto dei primi attori, però ecco, era un momento in cui era opportuno e giusto che la squadra facesse quadrato e si richiudesse un po' in se stessa, certo, squadra, certo, società, tutti insieme, al di là poi appunto delle voci, delle nostre voci, che comunque voglio dire non sono mai mancate, per cui certo, era una fase molto delicata, un momento molto importante. Certo, certo, però credo che sarebbe piaciuto, che so, a Iemmello, dopo i 4 gol fatti, poter esprimere la propria gioia anche davanti ai microfoni, magari anche da parte dei tifosi, poter sentire le parole del proprio attaccante dopo 4 gol. Però va bene così. Ma ci sarà occasione. Ci sarà occasione. Altri 4 gol li dovrà fare. ce lo auguriamo. Allora, intanto, così come regalò dopo Martina Franca un bel Natale, questo Foggia ha regalato una buona Pasqua con questa vittoria a Monopoli, e ci voleva un successo esterno dopo tanti insuccessi. Beh sì, sicuramente oggi, fra l'altro, un successo meritato e conquistato veramente con la grinta e la determinazione. La squadra ha giocato per tutti i 90 minuti, giocavamo su un campo ostico, difficile, con una squadra comunque, voglio dire, dotata anche di buone individualità, ben messa in campo, che comunque aveva grandissima necessità di fare punti per tirarsi fuori dalla zona salvezza, dalla zona play-out, per cui devo dire una prova ampiamente soddisfacente da parte di tutti, veramente una partita sicuramente sofferta, però devo dire che il Foggia ha ampiamente meritato, per cui va bene, è stata una bella vittoria e un bel viatico per il futuro. Bene, bene, speriamo che questo sia un voler tornare di nuovo al periodo d'oro di questa stagione e quindi inanellare dei risultati positivi da qui alla fine della stagione regolare e poi, perché no, continuare anche dopo la stagione regolare. Intanto non vogliamo toglierti tanto tempo perché sappiamo che è stata una giornata piuttosto intensa e pesante, sì. Ti vogliamo lasciare ai sepolcri, quindi immagino da quello che avrai da fare. Intanto ci aspettiamo i tuoi auguri ai nostri telespettatori. Sì, no, io volevo cogliere l'occasione, anzi ti ringrazio Lello, volevo cogliere l'occasione per augurare a nome di tutta la società e di tutto il Foggia Calcio i più sinceri e sentiti auguri di buona e serena Pasqua a tutti i tifosi del Foggia, allocati in tutte le parti d'Italia, Foggia, provincia, in qualunque parte d'Italia e del mondo, e anche a tutta la città di Foggia e a tutta la provincia. Per cui è naturalmente l'invito importante a stare comunque sempre vicinissimi a questa squadra in questo fascio finale, perché riteniamo, siamo convinti, lo eravamo, lo siamo ancora di più dopo oggi, che questa squadra può tranquillamente, voglio dire, darci grandi soddisfazioni, quindi stare tutti uniti e vicini alla nostra squadra. Questo grazie. È l'augurio e ripeto, veramente vi ringrazio per avermi dato la possibilità di esprimere a nome di tutta la società e di tutto il Foggia Calcio i più sinceri auguri di buona Pasqua. Grazie Presidente, noi naturalmente ricambiamo e facciamo grandissimi auguri di una serena Pasqua a tutto lo staff e l'entourage rossonero. Grazie, buona grazie Pasqua, mille, ciao, tutti, ciao Lucio, buona serata, ciao, ciao, ciao. E allora, quindi auguri a tutti i tesserati, a tutto lo staff, a tutti quanti quelli che fanno parte dell'entourage rossonero. E allora, ritorniamo a noi e andiamo per ordine come al solito. La nostra scaletta prevede nella prima parte dedicata a quello che è successo sugli altri campi. Corriere di Zafò, il nostro personalissimo giornale, ce l'abbiamo soltanto noi,
e Francesco Ricci che come al solito realizza la copertina, Cardoncelli e Spezzatino, abbiamo voluto dare un senso anche quasi gastronomico a questa testata giornalistica. Perché Spezzatino? Perché mai come in questa 28esima giornata c'è stato davvero uno spezzatino, perché le gare si sono disputate ieri, oggi è l'ultima gara, quella che chiuderà la 28esima giornata, sarà disputata addirittura sabato. Ed è una bella gara che interessa direttamente il Foggia, perché si scontreranno Cosenza e Lecce. Andiamo a vedere intanto quello che è successo in questa, in queste due giornate. Andiamo a Tilio. Sì, allora, vittoria larga della Casertana contro l'Acragas per 4-0, vittoria invece di misura. Dopo Romaniello, cioè, la Casertana si è ripresa, perché è stato esonerato Romaniello, in questo momento c'è Andrea Tedesco che è l'allenatore in seconda, che ha preso momentaneamente in mano le redini di questa squadra, che in teoria avrebbe però dovuto scegliere un sostituto di Romaniello dopo questa gara, però non sappiamo a questo punto, dopo questo risultato rotondo, se la, la società campana deciderà di tenere Tedesco. Vittoria di misura invece del Benevento contro la Juve Stabia, che quindi rafforza il primato. 0-1 anche Melfi Fidelis Andria, Monopoli Foggia 1-3 come sappiamo, Cosenza Lecce si giocherà appunto di sabato, Catanzaro Lupa Castelli Romani 2-0, Matera Martina 1-0, Ischia Paganese 0-2, Catania Messina il derby finisce 2-1. Andiamo a vedere quindi la nuova classifica, considerando che come dicevamo manca la partita Cosenza Lecce, quindi Cosenza e Lecce in questo momento hanno una gara in meno. Sì, il Benevento è sempre primo, 56 punti, seguono Lecce 52, Foggia, Casertana 50, Cosenza 48 che però deve ancora giocare. E la, è il Matera altre, che continua a farsi sognare, minaccioso e avvicinarsi alla zona playoff. Carmine Pecorella, ti aspettavi questa griglia con queste sei squadre, ci mettiamo dentro anche il Matera ancora con la possibile antagonista? Il campionato ormai ha questa fisionomia, veramente io mi aspettavo il Foggia al posto del Benevento, insomma abbiamo fatto un po' tutto noi, abbiamo perso per strada tanti punti soprattutto in casa. Oggi è stato importante perché abbiamo, come dire, tra virgolette, un termine che non mi piace sportivamente parlando, ma dall'essenza di quello che è il calcio, vendicato quella sconfitta dell'andata che nessuno di noi riusciva a mandare giù. Due rigori calciati da due calciatori diversi, falliti. Il Monopoli che fa i gol, gli Eurogol, ha fatto gli straordinari pisseli in quella partita. Noi abbiamo sbagliato di tutto di più. Finalmente anche oggi Gambino si è certo vendicato. Sì, certo, certo, ha ragione Alberto. Vediamo l'Eurogol dell'andata. Oggi in effetti, dai Lello, siamo stati pratici, siamo stati una squadra che ha giocato un calcio dignitoso ed è quello che dobbiamo fare, anche perché se vogliamo fare il gran calcio lo sappiamo fare, De Zerbi Docet, però possiamo fare anche quel calcio tra virgolette popolare che ti fa fare il risultato senza poi strafare, senza tiki-taka che poi serve fino a un certo punto, mettendo le pedine giuste al posto giusto, giocando con convinzione. Però della partita, per la partita parliamo dopo. E soprattutto, ecco, poi in questo campionato, guarda, un consiglio alla Casertana, non ha bisogno di un altro allenatore, tanto Benevento e Casertana sono le stesse società, chiede al Benevento un allenatore e può finire con un allenatore del Benevento il campionato, ma al di là della battuta, Lello, è quella la griglia, noi siamo lì. E a questo punto, Lello, consentimi, Cosenza Lecce, ma guarda, non so, forse un pareggio potrebbe farci comodo. Credo di sì. Raffaele Tamburrano, il tuo giudizio su questo campionato, visto che non ti abbiamo mai ascoltato dall'inizio del campionato. Io, se mi permetti, sì, direi, visto che è una trasmissione calcistica, sì, qualche secondo per ricordare per me il più grande sì, dei calciatori che abbia visto. Fatto, però ti ringrazio che per il calcio, tirato fuori quindi adesso. Apprendere oggi che Giovannino Cruyff se n'è andato, a me personalmente è dispiaciuto molto. Certo, certo. Tornando alle cose terrene, se così vogliamo chiamarle, è un campionato che forse ora inizia forse a esprimere una leadership, che Benevento ha avuto un rendimento casalingo impressionante, è stato favorito da squadre che hanno tardato a carburarsi, tra questi il Foggia, che il campionato se l'è giocato in casa, i campionati si vincono fuori e si perdono dentro, il Foggia ha fatto esattamente, ha rispettato questa regola. Io vedo il Lecce ancora favorito. Gli scontri diretti vedono un po' il Cosenza è quello che ne ha di più, perché ne ha tre
tutti e tre in casa. Io non penso più al primo posto, dico sinceramente, anche se l'aritmetica lo rende possibile, ma è anche vero che non condivido questa atmosfera di sfascismo che c'è, perché insomma, tutto sommato il Foggia è una squadra che la settimana prossima fa la finale di Coppa Italia. E comunque oggi, se finisse il campionato, sarebbe nei playoff, qui probabilmente occorre un po' di calma, di gestione di questo momento decisamente negativo, magari sarebbe simpatico cercare di capire perché è successo tutto questo, ma non, la squadra onestamente non gioca come giocava prima, però nonostante tutte le negatività sta lì, quindi vuol dire dipende sempre da come si vede questo bicchiere, se è mezzo pieno o mezzo vuoto, nonostante tutto è lì la squadra, quindi poi può darsi che qualche disavventura capiti pure agli altri. Agli altri, tu dici, vabbè, Aristide? Questo Benevento quest'anno sembra non voler mollare rispetto alle altre stagioni, almeno le ultime 10, quando arrivava lì lì alla non fine, credo che poi... tu ricorderai, perché sono passati vari, però ti ricorderai che quando ci siamo visti un girone fa, dopo la partita di Ischia, tutti quanti, ti ricordi, parlavamo di queste 5 squadre, 6 squadre che adesso comandano la classifica, e in relazione a chi era favorita o meno, in noi forse anche tu insieme, dicemmo che purtroppo poteva contare, noi non ce lo auguravamo, potevano contare gli allenatori e i calciatori abituati a vincere. Il problema, quando si parla che abbiamo fatto, mi pare Carmine ha detto, abbiamo fatto tutto noi, eccetera, eccetera, però dimentichiamo un aspetto fondamentale. Quando si dice che ci sono degli allenatori e dei giocatori abituati a vincere, certo, si parla di continuità, perché altrimenti non ci sarebbe quella abitudine a giocare partite rilevanti. Io e te dicemmo l'altra volta che il campionato e le squadre importanti bisognava viverle e vederle dopo un periodo di assestamento. Il assestamento dopo 10-12 partite, quindi 13 partite, c'è. Noi purtroppo, per varie ragioni, e ne parleremo poi nella seconda parte, sì, abbiamo invertito la rotta purtroppo in maniera negativa da gennaio in poi, anche se anche prima qualche avvisaglia c'era stata, sì, per qualche attento osservatore. Queste squadre, partite un po' in sordina, non sono mai state molto lontane dalla vetta, ma partite in sordina, non hanno mai espresso un calcio straordinario, parlo del Benevento e del Lecce. Poi a un certo punto il Benevento, dall'inizio con Auteri allenatore, che non è che ha vinto tutti i campionati, ma comunque abituato a vincere, con giocatori abituati a vincere, perché poi se andiamo a leggere la rosa, diversi di questi calciatori hanno vinto e sono abituati a stare lì, e Lecce, da quando è arrivato Braglia, ha una media. Ecco perché Raffaele dice una cosa giusta, lui dice in casa hanno probabilmente quasi sempre vinto. Hanno quasi sempre vinto, i campionati si perdono in casa, si vincono in trasferta e viceversa. Ma da quando c'è Braglia, il Lecce ha inanellato una serie di risultati e non ha mai espresso un calcio stratosferico, Lello, non c'è mai stata una particolare enfasi dopo una vittoria. Si è sempre pensati a raggiungere quell'obiettivo, che probabilmente oggi a loro è più vicino che a noi. Naturalmente, come spesso capita per chi parla e per chi commenta, sì, e non si limita a parlare dei risultati, è chiaro che poi puoi essere smentito di qui a qualche domenica, certo, ma la solidità del Benevento, la solidità del Lecce, sono degli aspetti che quando si dice no vabbè, ma noi preferiamo il gioco organizzato, e quello è un gioco anche organizzato. L'organizzazione meno non arriva, non deve arrivare per si forza. Si confonde la spettacolarità con l'organizzazione. Quando una squadra non prende tiri in porta, è una squadra organizzata. Noi, quando vediamo giocare il Benevento, possiamo anche forse diciamo prendere sonno, però il problema è che si divertono poco anche gli avversari, e quando c'è il golletto poi si fa fatica a sperare, perché noi che vediamo la partita dal nostro punto di vista, quelle poche volte che vediamo anche le altre squadre, tra virgolette tiriamo i piedi, questo almeno ci viene concesso. Il problema è che poi ti rendi conto che queste squadre hanno una solidità
che non è avulsa da un'organizzazione di gioco, è una organizzazione di gioco in maniera diversa, certo, da come noi siamo abituati, tra virgolette, quando da Zeman in poi, che non vuol dire che naturalmente noi che siamo innamorati di quel calcio abbiamo sbagliato, assolutamente no, soltanto che però quando l'ultimo campionato che abbiamo vinto in Serie C non l'ha vinto Zeman, ma l'ha vinto un altro allenatore con un'altra concezione di gioco, più vicina a quella di Braglia e Auteri, che è il Caramanno, che era Caramanno. Questo non vuol dire che per vincere bisogna per forza fare questo. Bisogna però mantenere i piedi a terra, che a mio parere, e faccio solo una piccola, un piccola frase incidentale sul Foggia, che probabilmente a noi ci è mancato nel momento in cui l'obiettivo non è quello di toccare la vetta una giornata, fare qualche partita buona, poi, cioè l'obiettivo, se si ha un obiettivo davanti, bisogna poco enfatizzare i momenti che possono portarci più vicini a quel risultato, mantenendo i piedi per terra. A mio parere queste due squadre lo hanno dimostrato, noi e la Casertana, a mio parere, anche se poi ha ragione Carmine, bisognerebbe aprire tutto un discorso sul rapporto, Benevento, e qui poi questo non c'entra niente con il calcio e ci fa perdere anche quella passione che noi abbiamo, perché poi quando si sentono le cose che si dicono dall'inizio del campionato, perché poi vengono fuori, quasi spuntano come i funghi all'improvviso. Comunque credo ci sia un'inchiesta su questo. C'è un'inchiesta in atto, però Lello, tu lo sai, lo sapevamo dall'inizio del campionato, certo, che la proprietà, certo, probabilmente è riconducibile, la stessa proprietà è riconducibile ad entrambe le squadre, che peraltro manco a farla apposta sono campane, e manco a farla apposta lottano per lo stesso obiettivo. Quindi il campionato è, diciamo, a serio rischio di essere falsato, certo, e fortunatamente la partita Benevento-Casertana è arrivata lontana dalla fine del campionato, altrimenti immaginatevi cosa sarebbe capitato, al di là poi del risultato, perché poi non credo che la Casertana è andata a giocare a Benevento volendo prendere 6 gol, perché se poi le partite sono preparate si perde 1-0, 2-0 e si fanno meglio. Ma la differenza però, a reti può essere utile. Però anche quella può essere utile, è però strano che sinceramente si aprano delle inchieste così lontane nel tempo, mettendo a repentaglio da una parte la passione dei tifosi, dall'altra secondo me la serietà e la regolarità del campionato. Sì, vero. Certo che Carmine, il Foggia ha perso un bonus importante, perché parlavamo del Benevento, del Lecce, le prime 6 squadre, soltanto il Foggia e il Cosenza hanno lo stesso allenatore, certo, dell'anno prima, e se vogliamo anche più o meno lo stesso organico. Il Foggia si è perso questo bonus, dando tempo alle altre di organizzarsi. Noi abbiamo un attimino compromesso la classifica con quei 4 pareggi interni di fila da dicembre in poi, può succedere, però siamo ancora lì. Sul Benevento io te ne dico una: non ho visto la partita con la Juve Stabia di oggi, ma ho visto quella di Pagani. Caro Lello, allora si può giocare in mille modi, ma il calcio è fatto di episodi. A Pagani il Benevento la doveva impattare la partita, la Pagani si è preso un palo, gli è stato annullato un gol valido, il Benevento ha fatto il golletto e poi l'ha solo difeso. Il calcio è fatto di episodi, eh? Oggi a Castellammare non lo so come ha giocato con la Juve Stabia, ma ha vinto di nuovo 1-0. Inter Docet, inizio del campionato, ha vinto le partite 1-0 e le vedevamo come li vinceva, e poi naturalmente ha perso il primato. Il Benevento rischia molto, perché ripeto, io ho visto la penultima partita, a me non è piaciuto assolutamente, e ti può andare bene una volta, due volte. Io adesso a Castellammare non so come ha giocato, ma anche lì la Juve Stabia sono convinto abbia giocato la sua partita e gli è andata bene. Ma non bene ti piacerà mai anche in questa occasione, perché è proprio, sì, il però modo, sai, di giocare. Non è che gli episodi poi ti favoriscono sempre, anche a noi qualcosa è andata storta in questo campionato, magari proprio col Benevento. Non dimentichiamoci che loro quella partita in casa, il Foggia, la doveva stravincere. Poi una svista arbitrale ci ha condannati al pareggio, perché un rigore che non c'era, il fallo era fuori area. Però no, sono episodi importanti quando il campionato è così equilibrato. Adesso uno non è che si vuole, come dire, per forza aggrappare agli episodi, ma gli episodi fanno la differenza, Lello, in un campionato, ripeto, così equilibrato. Adesso vediamo cosa succederà in queste ultime 6 partite, e io dico che può succedere davvero tutto. Non dimentichiamoci lo scorso anno, l'amico Guarrasio lo sa benissimo, cosa accadde tra Benevento e Salernitana nelle ultime 6 giornate. Il calcio è questo. Però l'episodio
può esserti fatale a livello europeo nella Champions, dove c'è lo scontro diretto, ma nell'arco di un campionato. Vabbè, ma tu prendi da quel Benevento, allora togli un punto a loro, danne due in più a noi, adesso vedi i loro 56 punti, i nostri 53. Ma noi commettemmo anche un errore in quella partita. Lo so, l'episodio negativo te lo sei creato da solo. Io sono arrabbiato a giusta misura, non oltre, perché chiaro, parliamo di sport, parliamo di calcio, quindi non bisogna mai fomentare, però sono arrabbiato a giusta misura perché, ripeto, io ho questa impressione che alla fine abbiamo fatto tutto noi, siamo ancora in tempo per recuperare, sono convinto che recupereremo. A me non piacciono i silenzi stampa, perché i silenzi stampa non servono a nulla, sono anche strumentali, vabbè, possono essere anche scaramantici come quello del Foggia attuale, perché voglio dire, se ti va bene, anche poi, perché quando poi è cominciato mica è andato io la bene, penso esattamente come te, i tifosi hanno diritto di sentire i propri beniamini, poi quando non ci sono i silenzi stampa, noi che facciamo questo mestiere scriviamo molto di più e scriviamo anche meglio, voglio dire, quindi tutto sommato per noi non è, per noi giornalisti è un vantaggio. È anacronistico fare il silenzio stampa in una stagione però come dicevo, ecco Lello, io ho questa impressione, è un campionato ancora molto equilibrato, certo per il primato loro sono lì con 6 punti in più, le partite sono sempre meno, quindi che poi sono 6 punti, sono 7 punti, perché poi quella tra virgolette dannata partita ci costringe ad avere quasi anche, no ad avere, abbiamo ancora un altro punto. Ma non punto, è detto che poi venga restituito anche il punto di penalizzazione, quindi diventerebbe... Perciò quindi diciamo che questo è il campionato, noi meritiamo ampiamente i playoff, avremmo meritato di vincerlo questo campionato... Però il calcio però è questo. Non bisogna mai demordere. La matematica ancora ci dà ancora qualche chance. Però diceva bene Guarrasso, le due squadre da battere sarebbero state il Benevento e il Lecce, e sono lì, e sono le due squadre da tenere d'occhio. Lello, tu lo dicevi dall'inizio del torneo, se risentiamo le puntate di Zafò vecchie che ho seguito con tanto affetto e simpatia perché le conduci tu, e tu lo dicevi, lo dicevano anche i tuoi ospiti, Lecce e Benevento erano le due squadre da tenere d'occhio. L'unico dubbio sul Benevento, anche la Casertana, sai, anche quanto era in testa con un cospicuo vantaggio, che avrebbe... esatto, quindi voglio dire, questo è l'unico campionato. Dubbio che abbiamo sul Benevento è capire se quest'anno la proprietà, che resta sempre la stessa anche se adesso non c'è più, voglia realmente finire in Serie B o fare come gli altri anni, no Alberto, che arriva poi alla fine, si accontenta dei playoff e esce fuori al primo turno dei playoff. Non sappiamo se quest'anno forse Auteri magari ha deciso di giocarsela. Però volevo dire una cosa a Raffaele, che lui diceva ormai per il primo posto non ci penso più razionalmente, perché su 6 partite non lo puoi fare, però nell'ambito, ecco, della pragmaticità che del calcio, come diceva il buon Caramanno, che è stato rispolverato più da morto tra virgolette che non quando stava a Foggia, perché adesso ne parliamo sempre di più di questo Caramanno, il punto perso a Messina è un punto che con quella classifica può costare molto, certo, perché se non dessero il punto al Benevento, tu con 2 partite su 6, che è sempre tanto, ce la fai. Invece adesso hai bisogno di 3 partite per lo scontro diretto, quindi anche quel punto è stato perso. Poi quando tu dici le nostre squadre, le squadre che vincono sono abituate a vincere, queste squadre non hanno vinto, perché queste squadre sono state, diciamo in italiano, balbuzienti, come siamo stati noi per tanto tempo. Noi abbiamo avuto la possibilità di scappare, così come l'hanno avuto loro, e si sono fermate. Quindi c'è stato un momento di crisi per tutte queste squadre e nessuna è scappata. A noi è bastato perdere 2 partite, loro hanno vinto 2 partite e hanno esattamente i 6 punti in più che oggi possono vantare. Sì, ma la scusante da parte loro c'è, perché sono squadre, diciamo, create praticamente quest'anno. Sì, però quindi stiamo parlando di una crisi che è arrivata a gennaio, a febbraio, cioè una crisi che comunque è arrivata. Loro hanno fatto un crescendo. Loro hanno fatto... No, io la mia paura è che la perdita del primo posto faccia perdere di vista il fatto che l'obiettivo è ancora possibile. Bravo. Ecco perché dico razionale, quello che dice, io concordo, però dico, sembra che la perdita del primato sia la fine, quindi cominciamo a ragionare in termini di obiettivo, che è possibile anche non arrivando prima. Allora Raffaele, a questo punto tutti quanti abbiamo fatto,
ci siamo, diciamo, un po' ridimensionati tutti, no? E non l'abbiamo fatto con grande entusiasmo, ma abbiamo assorbito. Abbiamo preso atto. Allora, nella griglia dei playoff, il punto in più è importante. Certo. Perché se tu vai da secondo, cambia tutto. Dobbiamo anche cambia pensare tutto. Che un eventuale pareggio ti fa passare. E questo è una, cioè, è una cosa che oggi, come oggi, dobbiamo cominciare a vincere. Ecco perché io, quando parleremo della partita, ci viene da dire: preferisco un Foggia un po' più bruttino come l'ho visto oggi, ma orientato al risultato. Perché quando andrai ai playoff, non si potrà più dire che per 80 minuti abbiamo fatto il gioco più bello, così come l'abbiamo fatto col Benevento, perché il campionato l'abbiamo perso con il Benevento, perché la differenza, come hai detto tu, metti due punti certo. in più e levi un punto a loro e alla fine te la puoi certo. ancora giocare, perché a quel punto è una partita, un passo falso lo può fare qualunque squadra, a quel punto l'hai recuperato. Quindi dobbiamo cominciare, visto che i playoff sono ancora molto lontani, sono alla portata. L'importante è non perdere, non pensare di andare a vincere a Stravinci, non perdere né a Cosenza né a Caserta, che significa mantenere quel vantaggio degli scontri diretti. Che ti fa fare è quel mezzo punto in più che è importante nella Beh, scusa, posso aggiungere un inciso? Sì. Visto che questa trasmissione è molto seguita, io vorrei che, insomma, si prendesse atto di un dato. Cioè, quest'anno il Foggia, di torti arbitrali, cioè se mettiamo tutti i famosi episodi sul piatto della bilancia, il Foggia non è stato penalizzato. Diciamo che è stato più autolesionistico. È sì, stato un paio di episodi. Ma dobbiamo mettere anche quelli dall'altra parte. Quindi, ecco, anche trasmettere alla cittadinanza, alla tifoseria, non quel senso di vittimismo tipico un po' di noi meridionali e di quando le cose non vanno bene, ma pensare che sostanzialmente, io credo che questa società, questa proprietà importante, insomma, poi abbia un peso anche in altri contesti, ecco perché determinati episodi fanno un danno incalcolabile. Quindi anche trasmettere un messaggio alla tifoseria, dire stiamo tranquilli, perché non è che abbiamo qualcuno che ci rema con, certo. Qua si confonde il fatto che giocare bene non vuol dire necessariamente vincere. Bisogna forse anche tapparsi il naso ogni tanto, essere un po' più pragmatici. Invece noi sembra che perché giochiamo bene dobbiamo automaticamente vincere. Purtroppo Raffaele, non è così. Scusami Lello, però sì. Noi dobbiamo essere anche un po'... Cioè, forse la possiamo vedere anche in maniera diversa. Però io sinceramente... Allora, in un campionato di 34 giornate... Parlare dell'episodio della partita non ha senso, perché se vogliamo stare a guardare gli episodi ci sono girati bene oggi. Oggi il primo gol lo vedremo, forse. Adesso li vedremo. Certo. Forse era in fuorigioco. Certo. Se c'è una squadra, se un tifoso di una squadra che vede la partita del No, era sicuro in fuorigioco, questo lo dobbiamo ammettere. Ci sono state il gol di Collischia del 91esimo, probabilmente. Un guardaline che è molto attento e molto, diciamo, probabilmente può dare anche il fuorigioco a Iemmello, fatto cenno alle ultime due partite, per dire che è inutile guardare. Io guardo alle prestazioni di un campionato e guardo sinceramente al fatto che tra noi e il Benevento e Lecce non ci sono naturalmente 30 punti di differenza, perché altrimenti significherebbe che stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando di tre squadre che hanno un budget abbastanza simile, come dici tu, con una differenza abissale, che noi abbiamo dato continuità tecnica al progetto dell'anno scorso, acquistando giocatori mirati, certo. Facendo naturalmente sin dall'inizio un discorso di questo tipo. Cerchiamo di mantenerci sempre in vetta alla classifica, se possiamo naturalmente, che non significa ammazzare il campionato come qualcuno voleva dire, vincere tutte le partite, ma dare anche nella continuità una idea di forza superiore a quella delle altre. Ma io forse mi sbaglierò, a differenza, naturalmente non custodisco la verità, poi il calcio è bello perché poi ognuno la può vedere a modo suo. Ma non è che il Foggia, Lello, quest'anno abbia giocato tante partite straordinarie o il calcio bello che noi tanto decantiamo.
Io me ne ricordo 3-4. Cioè, allora noi, ed io penso che lo stesso De Zerbi lo sappia, perché De Zerbi, che ho conosciuto, ma De Zerbi di Bari, chi ha costruito questa squadra, lo sa, perché a un certo punto, altrimenti, alcuni momenti di nervosismo, anche probabilmente ingiustificato dall'altra parte della barricata, non sarebbero arrivati. Quando noi iniziamo a dire che il Foggia non è il bel gioco, signori, il bel gioco significa dimostrare non in una, due, tre, quattro partite, significa dimostrare il bel gioco per un tratto lungo di campionato. Soprattutto se, vieni già da una stagione dello stesso allenatore. Vi pare che noi abbiamo dimostrato un calcio tanto superiore a quello dell'anno scorso? Io sto parlando non di risultati. Sì. Perché come risultati forse abbiamo uno o due punti in più rispetto all'anno scorso, ma da un punto di vista di compattezza, di solidità e di capacità qualitativa in campo, vi pare che noi abbiamo dimostrato un calcio nettamente superiore che sia direttamente proporzionale agli investimenti messi su? Assolutamente no. Allora è questo il punto, perché se noi avessimo visto questo, io staremmo qui a discutere di altro. Poi è un altro discorso che tu facevi. Queste due, tre giornate, quattro giornate sono state fondamentali per il motivo che dicevi tu, Raffaele. Quando una squadra punta a vincere il campionato, nel momento in cui ti rendi conto che il distacco inizia a diventare importante e quel risultato diventa meno probabile, puoi correre il rischio che abbiamo corso noi, fortunatamente abbiamo superato in queste due partite, di perdere di vista anche il risultato che può avvenire anche in attraverso un altro modo, perché questo è il motivo per cui probabilmente la paura nostra era quella di dire anche l'ultima trasmissione che ho seguito, la tua, quando dicevi crediamoci, ma anche tu eri un po' sfiduciato nel dire determinate cose, perché la paura era quella di dire abbiamo perso di vista. Guarda, hai capito Lello, quello che è un aspetto psicologico. Se oggi un nostro amico si risvegliasse dopo essere stato ibernato e quindi non ha visto niente di tutto quello che è successo, guarda la classifica, dice, il Foggia sta nei playoff, si guarda in giro, vede tutto sto scoramento, dice che è successo, cosa mi sono perso? Allora, se il Foggia fosse arrivato a questa posizione dopo una rincorsa e quindi secondo me ci sarebbe tutta un'altra atmosfera, tutto un altro entusiasmo. Io mi rendo conto che il tifoso, dopo aver assaggiato la cosa più buona, che è il primo posto, ritrovarsi dopo una serie di prestazioni, lo dobbiamo ammettere, piuttosto brutte, perché beccare 6 gol in 2 trasferte non solo due partite, non solo di risultati, ma che sono state figlie di prestazioni che non sono andate bene. È chiaro che lo scoramento c'è, adesso sta a tutti quanti noi cercare di ricaricare l'ambiente e di ricompattarlo. Credo che sia una risorsa importante per tutti questa, arrivare fino in fondo a questo campionato, cercare di giocarsela fino in fondo anche attraverso i playoff. Tutti siamo scoraggiati perché avremmo voluto vedere un Foggia che prendeva 6-7 punti di vantaggio sugli avversari, ma purtroppo calcio... Allora, che l'ho detto subito, De Zerbi ha scelto la strada più difficile per arrivare al successo, perché purtroppo quel tipo di gioco, per poter avere continuità devi avere sempre i giocatori sempre al top della situazione per 11, esattamente, psicofisica, anche fisica, sempre. Purtroppo il Foggia ha lo stesso difetto dell'anno scorso, che va a fiammate e quindi va a fasi alterne anche nella stessa partita, purtroppo. Lello, ma poi naturalmente è chiaro che al di là non è che è un discorso di scoramento o meno, il discorso è chiaro: se vinci il campionato da prima passi direttamente le prime tre, una di ogni girone vanno direttamente in Serie B. E naturalmente i playoff, tra virgolette, consentimi, sono un contentino, lì è una roulette russa, non puoi dire nulla. L'anno scorso doveva farcene il Bassano, poi ce l'ha fatta il Como, quindi è chiaro che tutti quello ti lascia ben sperare, perché il Como perplesso, credo sia stata la peggiore quarta, poi se a questo aggiungiamo, Lello, che il prossimo anno in questo girone potresti trovarti Salernitana ed altre squadre, la cosa inizia a complicarsi ancora di più. Volevo dire una cosa, volevo dare un contributo
contributo a questa discussione interessantissima e anche sì. ai telespettatori da casa. Non hai proprio bisogno, figurati. La classifica. Se noi guardiamo questa classifica, a parte la Lupa Castelli Romana, vabbè, diciamo fuori gioco, ha tolto un po' di punticini, 8 punti a qualche squadra, però tutte quelle squadre lì, Ischia, Martina, Melfi, Monopoli, Catania, sono in grado di poter battere le prime e l'hanno dimostrato, quindi è un campionato ancora apertissimo, al di là della matematica, di tutto quello che vogliamo. Queste squadre sono squadre rognose, sono squadre... Sì, ma alla fine vedrai, Alberto, alla fine chi si deve salvare, perché allora lì ci sono tutte e possono ancora salvarsi. Possono fare ancora i play-out e tutto il resto, perciò ti dico, questo è un campionato strano, perché in campo poi alla fine tra i 56 punti del Benevento e non so i 21 dell'Ischia, in campo la differenza Ischia-Benevento non si vede, anzi è proprio al lumicino. Quindi è l'episodio che poi fa la differenza, perché quest'anno non c'è una squadra monster, potevamo essere noi, però sai, i bei ricordi ormai sono d'accordo con loro, è chiaro, ce la siamo giocata, dimentichiamoci. Adesso pensiamo a questo finale di campionato, però un finale di campionato che, a parte gli scontri diretti, vedendo la classifica sembra che queste sono tutte fuori, sono tutte out, invece non è assolutamente così. In campo questa differenza di 30 quindi punti tra quelle squadre, sì, qualche Ischia, sorpresa, io non lo so come è andata a casa di Campani oggi, ma sono quando si scontrano tra campane non ti aspettare ma sono convinto che se la sono giocata, assumo un'altra veste, sono convinto che se la sono giocata tra pugliesi, sono botte e sicuro tra campane si aiutano, questo ormai è un fatto. Comunque dobbiamo parlare anche della partita, e a proposito di questo, il tuo slogan, il tuo cartello questa settimana qual è, visto che questo è, lo dovevo dire, poi l'ha detto il presidente, facimici una buona Pasqua. No, anche perché va ricordato che questo cartello più o meno simile dopo Natale l'abbiamo fatto e dopo Natale non si è capito più niente, perché dopo abbiamo finito anche lì dopo Martina Franca, contentissimo, come dicono a Udine, dopo quella con la da gennaio del 2016 non si è capito. Speriamo che invece questa volta una festa importante come la Santa Pasqua e come lo è stata data, non sia, voglio dire, nel frattempo il cattivo auspicio per il trasmissione all'altra, mi pare che abbiamo perso un calciatore che ha rescisso, è vero? Recuperato uno, però lunedì l'avevamo già data la notizia, però ne abbiamo recuperato uno. Mazza, perché insomma chi? Mazza? No, era stato già recuperato. Diciamo che insomma il cambio. Io dico invece chi abbiamo recuperato davvero è Floriano, è un giocatore che ci può essere utile da qui alla fine del campionato. Ma adesso basta parlare delle altre, dobbiamo parlare del Foggia, ma lo facciamo dopo il prossimo break pubblicitario. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Revisioni non è solo un professionale centro revisioni veicoli, motoveicoli e ciclomotori, ma anche un'attrezzatissima officina specializzata nel montaggio di impianti a gas e GPL, di block shaft e block system, di ganci traino, nonché officina autorizzata Arval. Sud Revisioni è anche specializzato nella vendita e montaggio di pneumatici e carrelli. Sud Revisioni al tuo servizio anche per la ricarica di aria condizionata e il disbrigo di pratiche auto e passaggi di proprietà. Tutto questo in un nome solo, Sud Revisioni SRL a Foggia, in Corso del Mezzogiorno, seconda traversa. Louis Marc Café Lounge Bar, cordialità, simpatia e qualità del servizio. Louis Marc Café per festeggiare i vostri piccoli e grandi eventi nei suoi ampi locali e la vasta area all'aperto riscaldata nel periodo invernale. Louis Marc Café è anche locale Mediaset. Louis Marc Café ha la pagina ufficiale Facebook. Louis Marc Café non è una scelta qualsiasi. Louis Marc Café è il posto giusto. G
cerchi sicurezza, eleganza, praticità e fiducia? www.daddarioporteblindate.it. Vieni a trovarci in Via degli Artigiani a Foggia, dove potrai toccare con mano le tue idee e vederle realizzate per la tua casa. Uno staff altamente specializzato che lavora con passione può garantirti solo il meglio. Le officine Daddario realizzano porte blindate dalla progettazione all'installazione completa e offrono una vasta gamma di accessori per la tua porta blindata. La Daddario SRL installa il nuovo Defender corazzato. Sicuro, inviolabile. Porte blindate Daddario è un investimento sicuro. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1, via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Intanto Sara è andata a cambiarsi, si toglie la maglia rosso-nera e con la scritta TAM, peraltro ringraziamo la TAM che è sponsor del Foggia ma è sponsor anche della nostra trasmissione. Passiamo alla seconda parte, quella dedicata completamente alla squadra rosso-nera, e la introduce come sempre la prima pagina di un nostro giornale, un giornale che abbiamo in esclusiva noi, che è la Gazzetta di Zafò, con Resurrezione rosso-nera. Vabbè, ci sta, insomma, in questi giorni ci può stare questo, ma possiamo considerarla, Alberto, una vera e propria resurrezione dopo questa partita? Ma diciamo no, perché forse non eravamo neanche proprio morti, diciamo, quindi dobbiamo, questo messaggio che dice Raffaele di serenità l'abbiamo sempre mantenuto. Certo, fuori casa però è una resurrezione. Fuori casa, no, più che altro è perché la resurrezione non è tanto nel risultato, perché quando nell'atteggiamento, perché se vogliamo neanche questo avversario al pari di quello della settimana scorsa non mi è sembrato trascendentale, e quindi in altre situazioni forse avremmo vinto in maniera molto più convincente. Invece adesso la squadra, che era sicuramente in difficoltà, perché noi il bicchiere dobbiamo vederlo mezzo pieno, quando gli altri lo vedono mezzo pieno dobbiamo cercare di vedere qual è la parte mezza vuota, no? E quindi cercare di fare sempre di capire, perché molte volte delle vittorie, succede così, non è che succede a De Zerbi, succede anche ad altri allenatori, cercano di nascondere quelli che sono veramente i difetti. Allora, per esempio, noi vediamo la partita di oggi e diciamo abbiamo vinto, c'è stato un buon atteggiamento della squadra perché ha lottato, è stata determinata, ma al tempo stesso vediamo qualche negatività. Allora, una di quelle negatività è che ancora una volta troviamo dei calciatori avversari da soli in area, occasioni del primo gol, l'occasione dell'unico gol che ha fatto il Monopoli, questo Romano mi pare che si chiama, era completamente solo, quindi è andato il portiere incontro, e anche nel caso di quella scena da mai dire gol, penso che anche lì di Gambino, ecco, quello sarebbe stato, sarebbe stato il pareggio, e quindi poi dovevamo vedere se il Foggia era già maturo, perché sappiamo che in altre circostanze il pareggio o comunque il gol loro anche se oggi il 2-1 non ha dato poi tanti strascichi, siamo ritornati e quindi non abbiamo fatto, diciamo, come col Matera, insomma, quindi siamo riusciti. Allora, a questo proposito io vorrei farvi rispondere un po' al sondaggio che abbiamo lanciato qualche ora fa e che abbiamo citato all'inizio della trasmissione. Allora, Attilio, vogliamo ricordarli di nuovo, adesso li vediamo anche
sul nostro schermo, sì, in maniera tale che i nostri ospiti possano rivederli. Allora, la domanda è: cosa vi è piaciuto di più della partita vittoriosa del Foggia a Monopoli? Ma abbiamo... Ah, eccolo, no. Sì. Possiamo allora scendere un pochino con... no, al contrario. Contrario. Sì. Ecco qua. Sì, perfetto. Allora... Allora, cosa vi è piaciuto di più della partita vittoriosa del Foggia a Monopoli? Non si vede? Abbiamo problemi. Si vede Scarano. No, vabbè, dico, non si vede... La resurrezione. Non si vede più il... abbiamo problemi? Prima si è visto per un attimo il computer. Sì, sì, si è visto. Sì, sì. Vabbè, allora, diciamolo a voce. Evidentemente c'è qualche cavo, ho schiacciato qualche cavo. Vabbè, vabbè, le opzioni sono, sì, l'applicazione costante dei giocatori, è mancato il solito calo dopo il gol subito, la gestione dei cambi di De Zerbi, la concretezza della squadra o lo spirito di sacrificio dei calciatori. Andiamo per ordine. Aristide, cosa ti è piaciuto di più del Foggia? Quale di queste opzioni sceglieresti? Ma diciamo che non è che una soluzione o una disposta... La prevalente. Ma secondo me la compattezza della squadra, adesso io non ricordo quando c'è, mi pare... La concretezza. Perché come ha detto Alberto, probabilmente più significativa della partita di oggi, più significativa come cosa che è emersa, a mio parere, ed è importante forse... anche per il seguito del campionato, il secondo tempo. Cioè, quando una squadra va sul 2-0, prende il gol, come ha detto Alberto, con le modalità un po', diciamo, come posso dire, strane, di cattivo posizionamento della difesa, eccetera, eccetera, subito dopo il secondo gol, quindi mi pare che è passato un minuto e mezzo, due minuti, la squadra, che è ancora obiettivamente convalescente, perché adesso... Come diceva Alberto, sì, noi possiamo dire che la squadra ha vinto 2-1 e tutto il resto, però obiettivamente anche oggi ci sono stati dei momenti in cui la squadra ha avuto delle difficoltà. Certo, rischiando molto. Certo. Rischiando molto, addirittura più il primo tempo che il secondo, scuso il palo interno, frutto anche di un gesto tecnico importante dell'attaccante di Croce, ma per tutto il secondo tempo noi abbiamo, secondo me, gestito come io vorrei che si gestissero determinate partite, determinati momenti, perché la partita di oggi, Lello, adesso noi possiamo dire qualsiasi cosa, oggi era un crocevia probabilmente da cui non si sarebbe ritornati, sì, perché sì, al di là di tutti i ragionamenti, oggi con i risultati, certo, delle altre squadre, è una partita complessa, perché il Monopoli era una squadra ancora da deve ottenere ancora il risultato, è una squadra che probabilmente aspettava il derby in maniera sentita, eccetera eccetera. Oggi noi abbiamo, probabilmente era il momento più difficile e forse la partita, proprio perché da questo punto di vista, quei secondi 45 minuti sono stati gestiti in maniera giusta dalla squadra. Abbiamo detto anche prima della trasmissione, lui è stato e non ha sbagliato sicuramente. Quando il secondo tempo abbiamo preso il palo e iniziavamo di nuovo a vedere qualche scricchiolio, perché noi purtroppo, come dicevi tu, per come giochiamo o siamo bravi a pressare alti oppure non essendo capaci e secondo me nemmeno molto allenati a difendere bassi in area di rigore, quando ci abbassiamo e non troviamo più l'opposizione, quindi il recupero palla alto, non riusciamo più a gestire la partita come vogliamo, iniziamo proprio a prendere acqua da molte parti. Lui è stato bravo a capire quel momento, oggi, in effetti, è andato, e quindi anche diciamo, l'opzione dell'aver azzeccato i cambi, sì, che poi naturalmente, quando è stato bravo, quando ha messo Coletti terzo difensore con tre in difesa, togliendo una punta, andando con un 3-5-2, allungando, sì, Angelo, che peraltro non mi sembrava nella partita sua migliore oggi. Aveva la problematica di Agostinone, che si era infortunato e che aveva giocato un'ottima partita fino ad allora per un'ora, perché aveva il problema, c'era Gerbo dall'altra parte, non abituato a fare l'esterno di sinistra, però è stato bravo a mio parere, però anche lì lui, Gerbo farlo, da sempre è un giocatore sicuro, è un classico Jolly, e devo dire che la squadra ha mantenuto compattezza, cioè loro sono stati, non sembrava facile la manovra del Monopoli, così come invece
lo era stato per il Messina, era stato il primo tempo, era stato col Messina, certo. Dove, come diceva giustamente Alberto, con squadre dello stesso livello. Certo. Raffaele, la tua opzione preferita? Cioè, che cosa ti è piaciuto? Il risultato. E non c'è come opzione. Ma il risultato, perché devo fare riferimento a quello che dice Alberto, e concordo, sul fatto che poi bisogna andare a vedere. Francamente, oggi il risultato, perché devo dire, ci sono stati dei momenti in cui ho rivisto una squadra compatta, però se io penso al capolavoro tecnico che sarebbe da far vedere, sai, magari in un momento di crisi, quello che è successo al sedicesimo, dopo il fenomeno che ci castigò all'andata, è stato capace Gambino di fare qualcosa di eccellente. Sul gol, dove sembrava che la difesa fosse andata a prendere l'aperitivo e quelli invitavano la curva a scendere, perché veramente avevano avuto tutto il tempo a disposizione. Lui dice che è vero che c'è stato il gesto tecnico, però io da sempre una mia personale valutazione delle partite faccio sui tiri in porta che si fanno. Cioè, una squadra... Il secondo gol del Foggia fa il paio col gol che hanno evitato di fare loro. È stato un gollonzo anche quello, se lo vediamo. È un autogol. Quindi io mi prendo il risultato, mi prendo De Gerbo, che a me piace moltissimo, che ha giocato laterale. Il fatto di De Zerbi è sempre presente nella tua, anche nei cognomi dei calciatori, sempre presente nella tua mente. E quindi De Sarno, De Gerbo, De Sarno, De Mello, perciò il risultato sicuramente. La squadra è evidente che in alcuni casi sembra che abbia ancora un po' paura. È convalescente. Però probabilmente, non so se è un augurio o una speranza, forse la parte peggiore è essere lasciata alle spalle. Ecco perché, come dicevo prima, come torno a dire adesso, al di là degli aspetti tecnici e di vedere il calendario, ecco, anche vedere adesso le partite, squadre che in questo momento sono interessatissime a fare i punti, magari fra quattro partite hanno mollato e viceversa. Adesso occorre soltanto raccogliere le energie che ci sono, ma soprattutto energie nervose, e quando parlo di energie nervose mi riferisco essenzialmente alla società, a cui credo si possa dire ben poco per gli sforzi che hanno fatto, ma soprattutto ai tifosi, che devono farsi capaci, come si dice a Foggia, che forse nella storia andare arrivando dai playoff. Vale lo stesso. Non ci siamo mai riusciti, Vale lo stesso. Allora io, tu invece, Attilio, come hai votato? Qual è la tua opzione preferita? Ma io, più che il gioco, direi l'atteggiamento dei calciatori e soprattutto il cambio di De Zerbi al 70esimo con Letti Sarno denota un po' di maggiore saggezza, ecco. Perché poi tra le negative, cioè diciamo tra gli effetti collaterali di questo tipo di gioco, oltre ad avere sempre una condizione psicofisica ottimale, c'è proprio il fatto che i giocatori ci devono credere per poterlo fare questo tipo di gioco, perché se cominciano a perdere fiducia la squadra comincia a non avere poi gli ingranaggi giusti. Tu hai parlato pure di Floriano, per esempio, Lello, per me è un giocatore ritrovato. Che secondo me hanno miglior acquisto di gennaio, da un punto di vista tecnico, di tutti gli esterni che abbiamo, probabilmente il migliore, ed è anche quel giocatore che può far saltare le difese avversarie, ma può anche creare quei momenti, quegli strappi che in una partita sono fondamentali, perché noi forse probabilmente ci è mancato anche quel tipo di giocatore che allungasse le difese avversarie, perché in alcuni momenti noi abbiamo avuto la sensazione che, perdendo Iemmello, che non è un giocatore con le caratteristiche di difesa palla come altri giocatori, la squadra avversaria, prendendo coraggio, iniziasse ad avanzare la linea difensiva e a crearci dei problemi. Con Floriano in quelle condizioni, capace con la gamba che ha giusta di poter allungare le difese avversarie, secondo me ne guadagna anche il gioco del Foggia, anche in momenti forse non straordinari, perché come dicevi tu, in una partita, a prescindere che non vale solo per Foggia, per tutte le squadre, ci sono dei momenti in cui si subisce, si respira, si riesce anche un po' a gestire la partita, e quel tipo di giocatori ci servono moltissimo, Chiaro. Anche perché
poi di rimessa, cosa che il Foggia sfrutta poco, invece con Floriano potrebbe farlo di più. Intanto Sara, da rossonera sei tornata in azzurro, quindi restiamo in tema calcistico, visto che sta giocando in questo momento la nazionale italiana di calcio. Ci piaceva più il rossonero, però ti sta benissimo anche questo vestito. E allora, parliamo un po' di te. Sei iscritta al concorso di Miss Rossonera 2016, perché? Chi è stato? Chi ti ha invogliato? Come prima fan, diciamo così, ho mamma che mi ha invogliata a partecipare. E poi vabbè, ho amiche, il mio ragazzo, e comunque mi hanno invogliata a continuare. Tuo ragazzo ti ha invogliato a partecipare? Sì. Vedi che non è da tutti, sono le mamme che invogliano. Anche lui. E tu sei di Manfredonia, sì, mi pare, certo. Vero? Di che cosa ti occupi? Studentessa di liceo delle scienze umane opzione base di Manfredonia. Tuo primo concorso di bellezza? Sì, quello più effettivo, più importante. Stiamo vedendo un po' di foto, di scatti. Hai già avuto altre esperienze da questo punto di vista? O sì, il primo book fotografico? Ah, ecco. Di foto sì. Ti piace il mondo della moda? Perché di solito questi concorsi è perché uno si sente di avviarsi o al mondo dello spettacolo o quello della moda. A te preferisco quello della moda. Della moda, sì. Sfilare quindi sulle passerelle. Sì, anche farmi fare le foto è ciò che piace. Quindi anche fotomodella più che modella nelle sì. sfilate, ho sì. capito. Hai qualche modella che ti piace in modo particolare alla Adriana quale Lima. Ti ispira? Ah, ecco, benissimo, benissimo. E allora, dal punto di vista calcistico non te lo chiedo se sei in qualche modo coinvolto. No. Tifi per qualcuno? Vabbè, Manfredonia. In Manfredonia. Però vabbè, anche vabbè, Foggia, esatto. Sei di Manfredonia, ci mancherebbe. Certo. Anzi, salutiamo tutti gli amici che si seguono da Manfredonia. E allora, abbiamo fatto la conoscenza anche di Sara, che fa parte di questa grande famiglia delle Miss Rossonere. Possiamo tornare a parlare del Foggia, andando a rivedere intanto se il pagellone ha subito qualche variazione. E ricordiamo che poi alla fine del campionato il primo classificato vincerà un orologio offerto dalla gioielleria Bonfitto. No. Niente, è rimasto invariato, così come non possiamo far vedere invece il super pagellone. In questo comunque dobbiamo salutare Carni e Affini. Tu hai qualcosa di Carni e Affini? Sì, Carni e Affini, vicini a te, vicini al tuo mondo, in 8 punti vendita a Foggia. Ultimissima apertura in Viale Michelangelo 185. Vabbè, inutile dire che per le spese, per il pranzo pasquale, ma anche per la pasquetta, insomma, non potete far altro che rivolgervi a Carni Affini, non soltanto per le carni, ma anche per tutto il resto, anche per gli affini, giustamente, no? Mi sembra giusto. Posso votare altro? No, stavo dicendo una cosa, perché non c'è il super pagellone? Perché i giornali escono domani e quindi non possiamo fare, perché la media voto del Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Gazzetta del Mezzogiorno. Altro credo che sia una maniera molto elegante per non nominare qualche altra componente. No, negativa? No, positiva. La fortuna. Vabbè, vogliamo andare a vedere un po' gli episodi alla Moviola? Vabbè. No, volevi dire qualcosa? No, volevo dire altro. Che è la... Quindi tu hai un qualcosa? Sì, che... perché secondo me è la panchina lunga. Cioè, oggi abbiamo avuto la possibilità di avere sulla fascia sinistra Agostinone e Floriano, e finalmente la fascia sinistra non ha avuto quei problemi che invece non c'erano sulla fascia destra, perché Agostinone comunque rispetto a Di Chiara, con tutte le differenze tecniche, ricorda che Di Chiara non è stato convocato perché febbricità. Non lo so, aspetta, io già lo so che stai pensando, perché in passato ricordo, qualcuno che era febbricitante è stato messo fuori, ma non credo che sia il caso. Ho paura di... perché ho già detto a Tiso l'altra volta che penso che i giocatori abbiano visto il vaccino, si hanno fatto tutto apposta, perché arrivano a Foggia e si ammalano. Io ho visto cadere a un certo punto in Foggia Andria Lanzaro e da lì ho saputo che è malato. Ci preoccupiamo delle malattie quelle che sono politiche, diciamo, che non sono vere, perché purtroppo no, lo ricordiamo, noi c'è il silenzio stampa, non possiamo vedere gli allenamenti, quindi onestamente molte notizie le dobbiamo così tirare fuori tutto. Noi non inventiamo niente, cerchiamo di informarci, ecco, nel limite del possibile. Mentre noi su questa fascia sinistra, grazie ai tanti esterni che abbiamo, la possibilità che Agostinone si è fatto trovare pronto, perché un giocatore che non gioco per tanto tempo in una partita importante
oggi ha fatto la peccato una che sua si è per un'ora ha giocato un'ottima partita e fa una fase difensiva che è bravo. Superiore a quella che fa, ma soprattutto vedi Alberto, ti e dico ti anche una meno, cosa di più, ti dà meno in fase propulsiva tu dici però meglio, questo ti copre di più, dà un po' più di equilibrio. Beh, ma non solo nella fase difensiva, anche quando teniamo palla non è uno che prende e va, perché è capace anche di tenere palla, far ragionare la squadra, di fare anche il passaggio centrale, di proporsi. Tant'è vero che tu dicevi bene. No, ma siccome Floriano, torniamo all'inizio. Oh, aspetta, volevo solo precisare che Agostinone poi ha avuto qualche problema di salute, per cui è rimasto sperando che possa recuperare per un bel po' di tempo. Sì. Proprio la partita di Lecce. Sì. Allora, Floriano ne ha beneficiato. Sì, perché ha più spazio. Ne Floriano ha necessità. Bravo, se invece dichiara mi arriva fino ai tre quarti, poi Floriano non ha proprio lo spazio. È un problema, stavo dicendo questo, è un problema di spaziatura. Cioè, quando quello che succede sulla destra accade anche sulla sinistra, dipende solo dagli automatismi, perché come Angelo fa la sovrasposizione a destra, la fa ma la differenza sull'altro lato, la differenza che a destra però bisogna poi il terzino basso. Invece Floriano con Di Chiara nella partita precedente qualcosa di bello l'ha fatto vedere, cioè è stato in grado anche di fare come Angelo fa sulla destra, aiutare Di Chiara a farlo sulla sinistra. Il problema adesso, a parte la battuta su Lanzaro, è che dobbiamo sempre sperare che Gigliotti e lo Iacono, come al solito, in difesa siamo contati. Sempre contati. Anche a sinistra oggi a un certo punto si è dovuto inventare Gerbo. De Gerbo, perché oramai si chiamano tutti De Gerbo, Gerbo. Noi poi peraltro siamo un gruppo di amici. Ho l'impressione, non lo so, certe volte Raffaele ha detto una cosa giusta. Noi abbiamo parlato di Cruyff, che ha inventato con l'Olanda il calcio totale, cioè i non ruoli. Quindi parlare di ruoli mi sembra un po' strano. Guardate, oggi è un calcio completamente diverso. È chiaro che Gerbo, se è un buon centrocampista, può fare anche il difensore basso o alto, non è quello il problema. Il problema, Lello, è sempre della famosa coperta corta. Tu non è che puoi tirare a mille. È chiaro che se un terzino parte dalla difesa e si fa 90 metri e poi pretendi che abbia lucidità di tornare indietro e andare pure a marcare, è quasi impossibile. Noi facciamo un calcio propositivo, quella è la forza del Foggia. Poi ci sta che puoi sbagliare la diagonale, ci sta anche l'errore del singolo. Oggi invece abbiamo dimostrato che quando siamo concreti, che quando poi non abbiamo questo possesso palla bulgaro del 60-70%, perché è chiaro, la logica di De Zerbi è ce l'ho io la palla, l'avversario non mi può far male perché la palla ce l'abbiamo noi, possiamo giocare anche questo tipo di calcio. Che tutto sommato, guarda Lello, questo era un derby oggi, un derby è una partita sempre avulsa che va un po' fuori dagli schemi, giocata sempre a mille da tutte e due le squadre. Noi siamo stati bravi a non avere quei cali che spesso ci hanno condizionato, soprattutto di ritmo, perché lo dicevi anche tu Lello, il nostro è un calcio fisico, è un calcio che si mantiene sul ritmo, quindi se hai i ritmi alti, al di là che il protagonista possa essere Agostinone o possa essere Di Chiara o possa essere Angelo o chi per loro, l'importante è avere quei ritmi alti. Noi siamo riusciti ad averli, l'errore poi ci scappa sempre, ci mancherebbe. Beh, adesso però siamo stati concreti, come non lo siamo stati invece in altre gare. Oggi siamo stati concreti e abbiamo rischiato molto meno di quello che invece poteva farci rischiare in Monopoli, perché loro hanno provato dall'inizio a giocare sulle ripartenze, ma questa volta a centrocampo abbiamo fatto un ottimo filtro e non ci sono riusciti, anche perché la forma di alcuni calciatori impone che su Iemmello, guardate oggi la partita di Iemmello, e a me l'ho già fatto una grandissima sono risulita, d'accordo perché ce ne volevano due addosso, di grande sacrificio, e quindi ha dato spazio alla squadra. Ma vedi Carmine, quando tu hai detto il filtro a centrocampo non viene fuori, quindi viene fuori anche da una disposizione, sono due partite. Oggi il Tornativo ha deciso di mettere adesso Agnelli, stavo dicendo, bravo Lello, ecco, perfetto, aveva cominciato con Quinto, poi ha spostato Coletti, poi Vacca, adesso forse ha trovato la quadratura del cerchio con però visto, è una squadra Agnelli compatta. Oggi ho avuto questa impressione ed è qui sono d'accordo con Agnelli. Abbiamo visto una squadra finalmente compatta, con una Agnelli, squadra coesa, con Agnelli una squadra sono che ha rischiato molto meno e di quando diceva che... e quando diceva dinamico, e quando diceva Alberto la questione della parte sinistra, che oggi è stata forse la forza nostra, cioè, ma non dimentichiamoci che là giocava Vacca, che rifiniva anche le manovre in un'altra maniera. Vacca è partito, ecco, lo diceva Lello, giocando mediano basso,
al posto di Coletti a un certo punto, con la nuova disposizione con Agnelli e Gerbo a destra. Ricordiamo, Vacca fu acquistato per sostituire Quinto. Quinto, si era infortunato, esattamente, ma Vacca è un giocatore nato come trequartista, è un giocatore che non ha probabilmente la continuità, soprattutto quando la condizione non è straordinaria di tutti, perché non è un incontrista, e quindi lì il problema di essere un po' più pratici che belli, con Agnelli questo tu hai, però lì oggi lui probabilmente anche forse in una situazione con Gerbo e Agnelli si poteva pure permettere di correre 40 metri un po' indietro, come dici, non puoi fare tutte quelle fasi però, vedi, al 100%. Però una delle ultime interviste rilasciate da Vacca, non so quanto tempo fa, prima del silenzio stampa, quindi non so avanti Cristo, sulle donne di Benevento, Vacca disse che in questo momento il ruolo che che sentiva più è più quello di davanti alla difesa, anche se era partito poi, da Lello, come è importantissimo. C'era già successo, noi dobbiamo accelerare, certo, dobbiamo vedere la moviola, sì. C'era già successo con Lischi e c'è successo anche oggi, abbiamo fatto gol nei minuti di recupero e ripartenza, di solito i gol in ripartenza li abbiamo beccati e invece questa volta li facciamo, e per me è importantissimo perché vuol dire che è un'evoluzione del calcio di De Zerbi con questa squadra. Beh, bisogna essere un po' più camaleondici, forse lo sta diventando. Andiamo a vedere un po' qualche episodio che ha fatto. Sì, allora qui siamo al 8° minuto, c'è un fallo di mano, credo netto. Sì. Nell'area. Sì, sì. Quindi agli amici di Monopoli che si sono lamentati per il primo gol, che poi vedremo effettivamente era in fuorigioco di Floriano. Qui c'è questo rigore che ci sembra abbastanza netto. Braccio largo. In piena aria, è vero, sì, che era ravvicinato, ma il braccio si è sembrato molto largo e andare verso il pallone addirittura. Questa è l'impressione che abbiamo. Non so se siete d'accordo con me. Sì, bene, andiamo avanti con l'altro episodio. Siamo un po' in ritardo. Questo è il gol, se non erro, di Floriano. Sì, qua c'è una palla dentro di nella sponda. Beh, di Mello, di ottima fattura, un gran gol, bel gol, ma in fuorigioco. Se fermiamo il momento del passaggio di Iemmello, sì, vediamo di petto. Effettivamente che non sia almeno Floriano, oltre un metro abbondante, abbastanza, a meno che non ci sia un giocatore fuori schermo. Possiamo dire un'altra cosa, che perché le immagini non ci sono, successivamente è stato fermato Iemmello. Ma che ne sai tu? Che cosa ne sai? Che le immagini ci sono? E allora aspetta, calma. No, perché le ho cercate e non le ho trovate. Fernanza. Sono contento. Lasciami lavorare. L'ho notato. Vediamo, andiamo avanti. Bravo. Poi alla fine del se manca. Se alla fine manca, tu poi dici, però c'era anche. Ma se Alberto dovesse condurre una trasmissione, non durerebbe un'ora e mezza, due ore. Riuscirebbe a durare un quarto d'ora, che lui anticipa. No, anche perché volevo dire agli amici di Monopoli, è vero, hanno da lamentarsi per il primo gol, però c'è questo rigore che ci poteva stare, e poi vedremo anche il gol. Avanti, c'è un gol, sì, gol annullato a Iemmello, e questo anche giustamente, adesso lo vediamo, sì, effettivamente era in fuorigioco sulla respinta, respinta del portiere. Vediamo un po', sì, eccolo, sì, qua c'è la palla dentro di Floriano. Tiro di Angelo, respinta del portiere, qui Iemmello è. Pisseri che ci è sembrato meno forte della partita. Ma l'andata ha fatto il fenomeno. Vabbè, qui comunque ci sta, fermiamo. È abbastanza, sì, è abbastanza, sì, 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 è abbastanza evidente. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Gianni, andiamo avanti. C'è un altro gol annullato a Iemmello. Ecco, questo è leggermente più dubbia, perché molto qui molto ho l'impressione che fosse in posizione regolare. E questo era un gol fatto. Se riusciamo a fermare il momento del lancio, che credo sia di Vacca, se non sbaglio. Beh, sto qua sotto. Sì, è di Vacca. Sembrerebbe leggermente avanti. Sembrerebbe, no, è proprio dentro. No, vabbè, la prospettiva non è una delle prospettive. Anche perché se vedete in fondo c'è l'assistente dell'arbitro, e quindi se la diagonale è quella, non lo so, non riusciamo. Possiamo a dire De Iemmello, perché ormai si chiama De Iemmello, come Morata. Visto che insomma un metro abbondante, sì, insomma anche qui. No, aveva Morata, era molto meno, cioè, vabbè, era chiaro.
cioè, vabbè, tante telecamere. Ma questo, come dire, Lello, è sempre il famoso errore di parallasse. Cioè, sì, bravo. Siamo bravo. In, no, su quella verticale. Però chiarisci bene, parallasse, sì, no, certo, perché se certo, si potrebbe sì. capire altro. Andiamo a vedere l'ultimo episodio, credo che ce ne sia un altro. Questo è il gol di Vacca che poteva sembrare fuori gioco, ma c'è l'ultimo uomo a sinistra che lo tiene. Si vede chiaramente, c'è un difensore qui a sinistra dello schermo. Che tiene in gioco Vacca, sì. tranquillamente Vacca. Va bene, abbiamo visto tutti gli episodi. Adesso invece volevo, visto che le stiamo mostrando ormai da 3 settimane, continuiamo a vedere e fare il parallelo con il Foggia dello scorso campionato. A parità di giornata, come vedete, l'anno scorso la Salernitana era 61, Benevento 60, 52 e Foggia era 46 punti. Perché in questo caso era la sconfitta in casa del Savoia, ecco perché. Perché poi fino alla scorsa giornata era praticamente gli stessi punti sul campo, ovviamente. Mentre in questo caso comincia a distanziarsi il Foggia di quest'anno dal Foggia dello scorso anno. Andiamo a vedere adesso tutti i numeri del Foggia dell'anno scorso e il Foggia di quest'anno. Sì, allora a parità di partite giocate i punti sono, come abbiamo visto, 46 e 50. Vinte 12 contro le 14 di quest'anno, pareggi 11 e 8, perse 6 e 6, quindi uguale. Adesso sono pari le sconfitte dell'anno scorso. Sì. Gol fatti 46 e 47, quindi più o meno siamo lì. Stessa cosa, gol subiti 26 e 27, differenza reti, quindi. Allora, in questo momento il Foggia con 47 gol ha il miglior attacco di tutta la Lega Pro a pari punti con la SPAL, quindi sono tutte e due a 47 gol realizzati, quindi migliori attacchi. Non abbiamo ancora una schermata, se non sbaglio, che è quella che ci farà vedere da qui alla fine il cammino del Foggia, che incontrerà il Catania, la Casertana, l'Acrax. Oh, ricordiamo che da qui ai prossimi impegni ci saranno un po' di cose da rivedere, a cominciare dalle nostre trasmissioni. Intanto ricordo, la prossima puntata noi la faremo di martedì 5 aprile. Passiamo dai sepolcri oggi alla festa patronale, perché il 5 aprile sarà la festa patronale qui a Foggia. Perché di martedì? Perché siccome giovedì ci sarà l'impegno di Coppa, giovedì 31 marzo, il Foggia giocherà allo Zaccheria contro il Cittadella alle 20:15, quindi si posticiperà la partita di campionato al lunedì e quindi Foggia-Catania. Cioè, o meglio, Foggia-Catania si giocherà il 4 aprile alle 20:30 allo Zaccheria e quindi lunedì. E noi andremo in onda il giorno successivo, che è martedì 5 di aprile. E così poi si verificherà anche in occasione della gara di ritorno contro il Cittadella, si giocherà di lunedì, lì non sappiamo ancora l'ora, ma presumibilmente si giocherà di sera e quindi anche in quel caso noi dovremmo andare in onda con la nostra trasmissione il martedì. Detto questo, ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario. Sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Damiano Concessionaria Pneumatici vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Bari, chilometro 3 a Foggia. Damiano, 15.000 pneumatici delle migliori marche, da oggi disponibili ai migliori prezzi. Damiano, con la migliore assistenza tecnica. Damiano, centro sicurezza, auto, camion, trattori, carrelli industriali, moto, camper. La tua sicurezza su strada affidala a Damiano. Damiano, via Bari, chilometro 3, Foggia. Villa Reale Ricevimenti, con l'incantevole gazebo, gli ampi giardini arricchiti da giochi d'acqua e fantastici effetti scenici, vi aspetta a Foggia in tratturo Camporeale al chilometro 1,100. www.villarealericevimenti.it. Villa Reale, matrimoni oltre ogni immaginazione. Perché scegliere Carni Affini? Perché se vuoi bene a te stesso e al tuo portafogli, non puoi sbagliare. Non solo un grande reparto macelleria, ma anche salumi e prodotti caseari di altissima qualità, con un occhio particolare a ciò che offre il nostro territorio. Troverai inoltre tutto il resto per la tua spesa completa. Carni Affini, vicino a te, vicino al tuo mondo. A Foggia, in via Masi 36, via Gissi 76, via Consagro 1,
via Ciano 18, via Dorso 117, via Lucera 151, via Senatore Nannarone 64 e viale Michelangelo 185. Meta Service Security per la tranquillità e la sicurezza dei cittadini foggiani. Servizi di biglietteria, guardiania, portineria, prevenzione danni per ambienti e persone, security per locali e punti di svago, gestione e controllo parcheggi privati ed aziendali. Meta Service Security, massima discrezione, massimo impegno, massima professionalità, con controllo 24 ore su 24 dalla nostra centrale operativa. Meta Service Security. Allora, ci avviciniamo verso la conclusione. Ricordiamo che come sempre, anche questa sera, alle 22.30 termina Zafò e lasciamo spazio a Zafò 13.30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa che potete chiamarci allo 0881 3300 35 per dare un vostro commento alla prestazione del Foggia, fare una domanda all'ospite, in questo caso questa sera al mio fianco ci sarà Carmine Pecorella, ma anche se vorrete provare a vincere il CD musicale di Pino Campagna, Foggia per sempre, 10 canzoni dedicate alla squadra del Foggia di ieri e di oggi. Vi mostriamo la foto del calciatore da indovinare, che è da un po' di settimane che è lì, ma ci state chiamando, devo dire la verità, in queste ultime settimane più per commentare le prestazioni del Foggia che per cercare di indovinare di quale calciatore si tratti. Però calciatore è questo, poi a Zafò 13.30 avrete la possibilità di cercare di indovinarlo. Allora, detto questo, ci avviciniamo verso la conclusione. Vi abbiamo già detto, allora, il migliore in campo, quindi lo possiamo proclamare. Sì. Chi è? Floriano. Floriano. Floriano, Floriano, vabbè, se lo merita. Anche puoi se, dare il mio numero a anche Floriano, se vuoi andare tu a fare colazione Floriano, insieme. Insomma, abbiamo un buon rapporto. Perché è stato ospite della nostra trasmissione. Una colazione per due persone per due a persone. Luimar Caffè a Foggia in via Gioberti. Allora, l'abbiamo proclamato, possiamo c'è attivare un anche questo. Cambio a terzo posto. Perfetto. Allora, intanto vi abbiamo già parlato, il prossimo appuntamento, il Foggia giocherà la partita, la finale d'andata di Coppa Italia il 31 marzo, giovedì dopo Pasqua, contro il Cittadella alle 20.15 allo Zaccheria. Quindi noi andremo in onda invece dopo la partita del Foggia che, quando si ritornerà a giocare il campionato, Foggia-Catania il 4, quindi il lunedì 4 aprile, noi andremo in onda invece il martedì 5 aprile. Vi ho riempito di date, non so se vi resterà qualcosa di questo bombardamento di date. Sta di fatto che adesso c'è la Pasqua e quindi ci godiamo questa pausa pasquale e quindi il Foggia aiuterà i tifosi rossoneri a passare sicuramente una Pasqua più serena. Sara, vogliamo salutare i nostri ospiti? Certo. Allora, a sinistra abbiamo Attilio Scarano. Grazie Attilio per essere stato con noi. Alberto Mangano. Buonasera e buona Pasqua a tutti. Carmine Pecorella. Grazie per l'invito e buona Pasqua a tutti. Poi naturalmente resta con noi anche per Zafò 13.30. A destra Raffaele Tamburrano. Grazie, grazie, tutti voi. Grazie Raffaele per essere stato con noi. Aristide Guerrasio. Grazie, grazie, auguri Aristide. A tutti. Auguri grazie, a tutti. Grazie per essere stato con noi. Allora, restate ancora qui con noi perché parte Zafò 13.30. Grazie Sara. Grazie a voi. Auguri, anche buona Pasqua. Allora, mi stavi... Oh, ma cosa? Su, 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 da mezzi, ma... La, 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 bellissimo, bellissimo. Oh, beh, e allora? Chi è?
Maestro. 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 Dai, forza, a lavorare, dai. Dai, andiamo. Dai, andiamo. Dai. Du 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 du, Foggia per sempre. Oh, Foggia per sempre. Oh, per sempre Foggia nel mio cuore. Ogni volta c'è sempre una maglia da onorare. Du 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 du, un'emozione che si fa spazio dentro me. È una gioia rossonera in fondo al cuore, è una fede che ci fa vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere con te. Non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola ancora ancora. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia nel mio cuore. A domenica tenga capo in do pallone, allo Zaccheria siamo tanti qui per te. Una sciarpa, una bandiera, uno striscione, è una fede che ci va a vivere di te. Abbiamo il Foggia qui nel cuore, vogliamo vincere perché questa è una squadra da rispettare, non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, a gridare a squarciagola. Foggia qui nel cuore, perché il mio Foggia è uno squadrone. Vogliamo questa promozione, non ti lasceremo mai, sempre accanto ti sarò, per gridare a squarciagola. Zafò in collaborazione con Damiano concessionaria pneumatici in via Bari chilometro 3 a Foggia, da Dario porte blindate via di Salsola 28 a Foggia, carni affini vicino a te, vicino al tuo mondo. Sud Revisioni, officina e centro revisioni veicoli, in corso del Mezzogiorno Seconda Traversa, Foggia. Meta Service Security, in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Luimar Caffè, via Gioberti 110, Foggia. Villa Reale, tratturo Campo Reale, Foggia. Pasta Tamma, sponsor ufficiale del Foggia Calcio. Zafo, Zafo, Zafo,
Zaffo, Zaffo. Zaffo 13:30, 13 minuti e mezzo dedicati a voi amici da casa allo 0881 33 0035. Potrete chiamarci per fare un commento, una domanda a me, all'ospite di questa sera, o per cercare di indovinare il nome del calciatore misterioso e poter vincere questo CD musicale realizzato da Pino Campagna, questo cantautore foggiano, cabarettista famoso in tutta Italia, che ha voluto dedicare questo CD con 10 canzoni scritte da lui per la sua squadra del cuore, vale a dire il Foggia. Però io devo togliermi ho dimenticato Sergio D nella prima parte di Zaffo, e quindi la clip la vediamo adesso. E allora saluto Sergio D, grande tifoso del Foggia, anche lui. E allora, in attesa di una vostra eventuale telefonata allo 0881 33 0035, poi vedremo anche uno spot per come fare per portare a casa questo CD di Pino Campagna, che troverete in esclusiva presso i supermercati La Prima. La foto del calciatore l'abbiamo mostrata, non so se la vogliamo far rivedere, eccolo qui. Di quale calciatore si tratta? Non glielo chiedo a Carmine, perché sennò poi suggerisce agli amici da casa. Sì, perché io l'ho capito proprio, guarda Lello. E allora Carmine, noi che parliamo di sport e di calcio da una vita, e pensare che le nuove generazioni, quelli che hanno oggi 20 anni, 18 anni, non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi di vedere il Foggia in categorie A, in Serie A, in Serie B, certo. Ma il Foggia che tu ricordi con più piacere qual è? Ma sai Lello, quello che ha, come dire, colpito l'immaginario collettivo sicuramente il primo Zeman, ma anche il secondo, voglio dire, il primo di Serie A, intendi? Certo, cioè quello dalla B alla A, certo, quello dalla B alla A, non il primissimo, no certo, è chiaro, quello dalla B alla A, anche perché sai Lello, lì poi ci sono rimasti quei calciatori nella storia di sempre, i signori Baiano, i Rambaudi, cioè poi la verità era un'altra Lello, c'era un clima proprio familiare. Io ricordo, noi insieme facevamo le prime interviste, sempre certo, molto disponibili, certo, anche pronti, non so, a parlare della loro vita privata. Oggi sai, sono molto più resti i calciatori, poi ci sono i social, quindi c'è tutto un modo di comunicare completamente diverso molto, da molto allora. Più distacco, certo, c'è molto più distacco. Allora c'era il rapporto umano che era un qualcosa di bellissimo. Io ricordo sempre una partita di poker con un paio di questi calciatori. Iniziammo la sera, che potevano essere le 10, terminammo, erano naturalmente fuori dagli allenamenti e tutto il resto. Giorno dopo non ci dovevamo allenare. Eravamo nelle festività, finimmo questa partita la mattina alle 3:30, ma giocandoci nulla, ci eravamo giocati la pizza, niente di più. E fu un divertimento assoluto, insomma, successo di tutto di più. Erano altri tempi davvero. Allora ci fermiamo, però se volete chiamarci il nostro numero 0881 33 0035, intanto vediamo gli spot. La Prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13:30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport. E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13:30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via Zara 87, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre, oh, Foggia per sempre, oh, per sempre Foggia.
Foggia per sempre. Il CD con 10 bellissime e coinvolgenti canzoni di Pino Campagna, dedicate alla squadra del Foggia di oggi e del passato. Lo troverai in offerta esclusiva presso tutti i supermercati La Prima. È una fede che ci va a vivere. E allora, vi abbiamo ricordato come fare per portare a casa il CD di Pino Campagna e salutiamo naturalmente tutto lo staff del 13.30 Fast Food Italiano, ma anche di tutto lo staff dei negozi dei supermercati La Prima. E auguri naturalmente di buona Pasqua per loro che sicuramente in questo periodo staranno lavorando tantissimo. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Allora, Lello? Sì. Sono Anna. Anna, ciao, da Foggia la sento. Da sì. Foggia. Ah, la Anna che partecipa sempre ai quiz ogni tanto. Ecco, ah, sì, brava. Brava, sì, ma se mica segui il calcio però. Beh, un pochino, parecchio, sì. lo seguo. Ah, bene, bene, bene. Vuoi cercare di indovinare chi è questo calciatore? Ho visto l'immagine, però non... Non è facile? Non ho la più pallida idea. Non hai nessuno che ti può aiutare? No. E neanche io ti posso aiutare, perché che cosa ti posso dire? È un pochino? Se... È inizia con la F, ecco. Più di questo non posso dire. Con dirti. La F. Niente? Ma non è Faleo? Facile. Molto più recente, molto più recente. Grazie comunque. Momento non mi viene nessuno. Grazie per il tuo intervento. Senti, Lello. Sì. Lello. Sì, ci sono. Senti, voglio farti gli auguri. Grazie. Io e mia figlia. Bene, grazie. Io sono Anna ai tempi di Il cuore di Foggia. Nel cuore di Foggia, certo. Te lo ricordi? Come no, me lo devo ricordare per forza, certo, lo conducevo. Però una trasmissione di quello non la fate più. Ma non è detto che prima o poi non ci ritorniamo. Io sto aspettando. Ci pensiamo e la realizziamo. Auguri a tutti quanti. Grazie Anna, anche a te in famiglia, ciao, buona Pasqua. Carmine, che ciao, ciao Anna, auguri ciao. A te, a tua figlia, a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie. E allora, intanto credo che ormai ci siamo giocati tutto il tempo che avevamo a disposizione. Che dire, del Foggia dei tempi belli dobbiamo acchiappare al volo qualche buona occasione, come adesso il record di Buffon che ha superato Sebastiano Rossi, che fu proprio Kolivanov che riuscì ad infrangere quel record all'epoca. Ma sai, ci sono tanti episodi bellissimi, ci sono tanti episodi eccezionali. Io ricordo per esempio Shalimov, ma lo stesso Kolivanov, la prima volta che arrivò a Foggia, io collaboravo con il Corriere dello Sport, ero il secondo del collega Troisi, e ricordo lui arrivò al Cicolella, in albergo al Cicolella, fecero arrivare anche l'interprete, perché lui parlava in russo, quindi, e la prima cosa che chiese dei gamberetti, e devo dire l'allora Pasquale Casino fu eccezionale, perché poi Don Pasquale era capace di tutto di più, li fece arrivare apposta da Manfredonia pur di tenere contento il suo pupillo Kolivanov, così lui ha iniziato a conoscere anche il pescato delle nostre parti, tempi molto particolari. Bene, è arrivato il momento di salutarci, grazie Carmine per grazie essere stato a te con Lello, noi, naturalmente noi facciamo i nostri migliori auguri per una Pasqua serena a tutti voi che ci state seguendo, e mai come in questo momento storico la parola serenità assume una dimensione importantissima. Davvero tanti cari auguri, buona Pasqua a tutti. Zafo, 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 zafo. La Prima presenta il Fast Food, ristorante self-service 13.30. Troverai la buona cucina italiana, ma soprattutto le squisite specialità tipiche foggiane. Vieni a gustare il ricco menù di piatti realizzati con i migliori prodotti del nostro territorio. Aperti tutti i giorni dalle 12 alle 15, compresa la domenica, anche con piatti da sport.
E la sera? Braceria con i profumi e i sapori di carni selezionate. Ristorante self-service 13.30 a Foggia, in via Labriola 4 e in via 087, presso supermercato La Prima. Foggia per sempre.